C'è in Abruzzo un sistema di corsi post diploma che funziona, promuove l'alta formazione e ce ne sono 5: energia, agroalimentare, moda, mobilità. E poi c'è la meccanica meccatronica a Lanciano. I dati di Unioncamere dicono che c'è un mercato del lavoro che passa per questi ITS, più che importante. Circa 280.000 figure professionali tecniche mancano in Italia in questi settori. L'ITS, ovvero l'Istituto Tecnico Superiore di Lanciano, strategico appunto per la meccanica meccatronica, ha presentato a Pescara i suoi corsi. Siamo in piena trasformazione digitale nell'ambito della trasformazione industriale 4.0 e i tecnici informatici assieme ai tecnici meccanici meccatronici sono i più richiesti dalle aziende, ma anche i più difficili da trovare. È per questo che il nostro ITS si è messo in gioco, mettendo a disposizione la propria esperienza decennale, la propria organizzazione, ma anche delle risorse economiche per istituire nuovi corsi che cerchino di andare proprio a soddisfare queste nuove esigenze. Il punto centrale sono le competenze, sono le risorse tecniche, i tecnici specializzati nell'informatica. Diciamo la collaborazione con la sezione che rappresento, con l'ITS, è nata appunto dall'esigenza delle aziende, del comparto dei servizi informatici di reperire risorse specializzate nel tempo il prima possibile, nel più breve tempo possibile, perché adesso stiamo vivendo un periodo di trasformazione digitale, l'informatica sta entrando in maniera importante in tutte le attività, in tutte le imprese e le PMI del territorio che possono offrire servizi informatici fanno fatica a crescere perché c'è mancanza di risorse, l'università non è sufficiente a sfornare i tecnici le risorse specializzate, quindi l'iniziativa con la collaborazione con l'ITS, sistema meccanica ed informatica da quest'anno, è stata una strada, una scelta importante. Quali sono questi corsi? Allora, sono corsi più specificatamente nel settore dell'informatica e delle telecomunicazioni, sono dei corsi molto dedicati, molto approfonditi, realizzati in collaborazione non solamente con le aziende del settore meccanico, quindi utilizzatrici, grandi aziende, ma anche le aziende specifiche del settore informatico, aziende di servizi. Corsi che saranno realizzati in collaborazione con l'Università dell'Aquila, in collaborazione con le scuole del nostro territorio e i partner della fondazione. Puntiamo sulla formazione, sui voucher di alta formazione, sui tirocini extracurricolari e soprattutto continueremo a incentivare questi ITS che è una via di mezzo tra l'istituto superiore e la laurea e permette di dare un taglio pratico alla professionalità e quindi facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro in cui ci sono ancora delle difficoltà e soprattutto potenziando i centri per l'impiego, perché devono tornare ad assurgere quel ruolo che avevano prima, ovvero incrociare domande e offerte di lavoro, e quindi un giovane, un disoccupato e un inoccupato non deve andare al centro per l'impiego come ultima spiaggia, bensì come punto di partenza per poter trovare lavoro.